Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi presso Sono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ritorna nuovamente la mia frase: Sienna è un game changer. Tutta la tecnologia che ne derivò per la creazione del successivo poi Silver e oggi di Lava. Reinventare e migliorare quello che già c'è è una peculiarità di Acustica Audio, che a differenza di tante altre aziende continua a circondarsi di talenti in grado non solo di programmare sempre al meglio il sistema di sampling, ma anche di coloro che li usano e danno suggerimenti più adeguati allo sviluppo. Non ho ancora fatto un video su Aero, che deriva da questa stessa tecnologia, perché mi sono concentrato su alcune produzioni che vedrete nei video tutorial nei prossimi mesi. Lava è sostanzialmente un mic modeler. Molti diranno: ma è già stato inventato, è già stato fatto da Thousand Lab, da Waves, da Slate, eccetera eccetera. La domanda è lecita ed è madre di altre domande che molti altri sound engineer si sono posti proprio utilizzando questo genere di applicazioni. Io, come altri, abbiamo sempre riscontrato la mancanza di alcune caratteristiche peculiari, comode, che microfoni professionali possiedono e che variano in base ad altri fattori, derivati proprio da come rispondono sulle diverse voci. Distanze, dinamiche, insomma, sì, sono strumenti comodi, ma non riescono ad essere paragonabili ad un buon microfono pilotato da un buon pre, che ne garantisca appieno l'impedenza e l'alimentazione. La naturalezza ed il feeling che un cantante ha con un microfono determinano la sua performance. Ascoltare infatti in tempo reale con delle buone cuffie la propria voce equivale sostanzialmente a fare meno takes, a farle meglio, con più qualità, espressione, dinamica e feeling. Questo determina un'eccellente traccia di registrazione su cui puoi anche un solo plugin, non un'intera catena, possa esaltarne le caratteristiche e arrivare ad un mix finale di eccellente qualità con meno problematiche possibili. Le problematiche proprio che hanno molti microfoni sono spesso intrinseche: scarsa qualità dei componenti, impedenza mal gestita dal progetto, limiti dei componenti, non in grado infatti di supportare e sopportare un buon cantante, difetti di risonanze interne o frequenze di risonanza che la struttura stessa ed in particolar modo i materiali della struttura hanno, che aggiungono artefatti alla voce registrata. Sto parlando principalmente di tutta quella serie di microfoni a basso costo che vanno bene per chi inizia, per imparare, per fare un provino, per creare addirittura un timbro particolare da usare poi iper effettato, ma non sono in grado di fare quello che dovrebbe fare un microfono, ossia catturare al meglio quello che viene ripreso. Gli algoritmi di modellazione sono, come dicevo, molti, li ho provati tutti e sono nei migliori casi fatti con un mic di riferimento, come fa ad esempio Thousand Lab, usando il proprio microfono che adatta poi ad altri mic emulati in modo molto convincente. Ma in tutti questi manca un sistema in grado di emulare l'effetto di prossimità che diventa complesso da modellare e che rappresenta la chiave di volta di un mic professionale, soprattutto di quelli valvolari di fascia alta. Immaginate di guardare una fotografia e poi un film in 8K o in 3D. Quello che un software di modellazione mic fa è sostanzialmente una equalizzazione. Per chi ha familiarità con Sonarworks ha già idea del concetto. Si cerca di equalizzare la risposta di un microfono con la risposta di un secondo microfono, facendolo assomigliare al suono registrato da due diversi microfoni. Ma lo stesso sistema è semplicemente replicabile con una funzione di EQ match, come ad esempio ho spesso utilizzato attraverso i plugin di FabFilter. Quello che è complicato invece è emulare non soltanto la risposta sullo spettro, ma anche il comportamento dinamico e la fase. Dopo 2 anni di lavoro e studio, 6 mesi di programmazione, Acustica Audio è riuscita nell'impresa e lo ha fatto come mai nessuno prima. Usando, come dicevamo, lo stesso principio e tecnologie di Sienna, si è potuto campionare al meglio la risposta di qualsiasi microfono di partenza ed arrivare ad una emulazione estremamente realistica di un microfono appunto in arrivo. Non avremo nei casi estremi una vicinanza totale,
Ma se vi dicessi che un SM7 arriverà a suonare come un U87, mi prendereste per scemo. Sarebbe più semplice farlo suonare come un SM58, che si assomiglia anche per diverse qualità e caratteristiche. Così ho deciso, come mio solito, di fare un video, registrare la mia amica Giorgia con un SM58, un SM7, lo vedremo con un Rode NT1, un Neumann U87 e guardare schiettamente il risultato proprio con i microfoni originali che sono stati emulati. Lo stesso faremo poi con un 87, trasformandolo in un Ribera, per capire fin dove l'AVA sia in grado di spingersi. Andiamo ora a spulciare le caratteristiche di l'AVA. L'interfaccia di l'AVA è abbastanza semplice, come vediamo. Deriva dalla tecnologia di Sienna, quindi anche l'interfaccia è simile, e ci troviamo già in una zona di comfort per quanto riguarda proprio l'aspetto esteriore. Infatti è semplice, sobria e immediata, proprio come dovrebbe essere un plugin moderno, soprattutto uno che non deve emulare qualcosa di già esistente. From e To, che vediamo qui, rappresentano appunto il microfono di partenza e il microfono di arrivo. Posso scegliere ad esempio questo microfono qui, in particolare l'SM7, andando su Shure, e poi scegliere un microfono di arrivo, possibilmente simile. Vedremo poi i trucchi e suggerimenti. Possiamo però ad esempio scegliere un Rode NT1, quindi andiamo su Rode NT1A e trasformarlo facilmente in un U87AI. E via discorrendo. A destra troviamo l'algoritmo di oversampling. In eco rimane spento, poi abbiamo 1x e 4x. È un algoritmo che ci permette di ottimizzare al massimo il risultato, ovviamente gravando sulla CPU. In basso a sinistra troviamo l'high pass filter, quindi un filtro da 45 a 1 kHz. Qualora volessimo correggere il microfono in ingresso, magari che ha troppe basse rispetto a quello di uscita. Mentre in basso a destra troviamo la distanza, ossia l'effetto di prossimità di cui vi accennavo prima. Quindi possiamo scegliere di avere un effetto di prossimità da 25 a 50 centimetri. Questo è assolutamente inedito sulla maggior parte degli mic modeler. La manopola a sinistra è l'input trim, quindi qui possiamo scegliere appunto il guadagno di ingresso. Cerchiamo ovviamente di non mandare in distorsione il microfono di arrivo. E qui a destra abbiamo il segnale di mix dry e wet, quindi per ascoltare il microfono di partenza a quello di arrivo o un mix tra i due. In totale possiamo disporre di 59 microfoni da utilizzare come ingresso, quindi la maggior parte, come vediamo, sono famosissimi. Ci sono tutti quelli economici, quindi è semplice poi da provare in casa. E nella parte di 2, quindi quello emulato, abbiamo a disposizione ben 43 microfoni campionati, tra i più belli mai prodotti da mente umana e negli annali. In questa sessione ho ripreso un vecchio brano che abbiamo registrato con Giorgia Egliozzi, che si chiama appunto Equidistante, l'avete visto anche in alcuni altri tutorial. E ho registrato contemporaneamente alcune coppie di microfoni, proprio per poter fare un paragone certo tra l'emulazione di lava e il microfono originale. Nel nostro caso ho preso quindi la prima take con un SM7 ed un U87, quindi due microfoni completamente diversi messi uno a fianco all'altro, in questo caso uno sopra l'altro, e ho registrato la take come sentiremo. Dopodiché ho fatto la stessa identica cosa con un Rode NT1A rispetto all'U87 e quindi sentiremo come trasformare un NT1 in un timbro molto convincente dell'U87. Infine ho preso il mio U87 e l'ho trasformato in un Ribera R251, quindi un Elam, un'emulazione dell'Elam 251. Per cui vediamo, ovviamente ho fatto un match dei gain con il preamplificatore, ho utilizzato lo stesso preamplificatore per entrambi i microfoni. Nel mio caso specifico ho utilizzato un Neve 1073. Come vedete anche dalla forma d'onda è possibile visualizzare le differenze dinamiche ovviamente di un 87 rispetto ad un Rode. Infatti ci sono delle differenze peculiari proprio tra i due tipi di microfoni, che sono sì simili esteticamente, ma ovviamente il timbro che hanno è completamente differente, come anche alcuni effetti, come vi spiegavo prima, di prossimità, quindi la reazione all'effetto di prossimità di entrambi i microfoni, che è molto differente. Nel caso specifico vedremo, ho utilizzato l'AVA ed ho aggiunto un equalizzatore supplementare perché il mio U87AI è l'ultimissima generazione di Neumann ed è leggermente più chiaro come sound rispetto agli U87AI vintage. Quindi anche questa è una caratteristica che dobbiamo imparare a conoscere, a capire,
aggiungeremo poi, mi diceva Giancarlo, delle nuove librerie di microfoni supplementari, come è stato fatto per Sienna, quindi anche un U87i più recente verrà aggiunto alle librerie di Lava, e Lava ovviamente avrà anche altri tipi di implementazioni proprio nei prossimi giorni. Equidistante dal futuro e dal passato, da quella che sono già stata e che ho già dato, seduta in mezzo ai miei domani, tu chi sei? Tu chi sei? Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, in fondo al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri, tu quando c'eri. Da quello che sono già stata e che ho già dato, seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei, tu chi sei. Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore, al buio della stanza, penso ai miei pensieri che ho fatto quando c'eri. Equidistante dal futuro e dal passato, da quello che sono già stata e che ho già dato, seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei. Tu chi sei? Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, ondo al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri che ho fatto quando c'eri. Come abbiamo visto, si riesce ad avere una convincentissima emulazione del microfono, in questo caso dell'U87, sia dall'SM7, che è un microfono dinamico completamente diverso, ma soprattutto anche dall'NT1A, che è un cardioide, quindi molto più simile come diagramma polare all'U87. Un consiglio assolutamente importante, questo per qualunque tipo di mic modeler, quindi non soltanto per Lava: fate molta attenzione quando utilizzate Melodyne. In questo caso l'ho aperto soltanto su una traccia, e perché Melodyne cambia anche il comportamento delle fasi all'interno della registrazione. È un comportamento che dipende molto dal tipo di microfono che viene utilizzato. Ad esempio, utilizzando Melodyne su un microfono più scadente rispetto a quelli iper professionali, questi artefatti diventano molto più evidenti e molto più invasivi rispetto magari alla stessa registrazione fatta con un Ribera o un U87, appunto. Per cui quando noi correggiamo con Melodyne le riprese fatte da un microfono più economico come l'SM7, come il Rode NT1A o come appunto l'Aston Spirit o tutti gli altri microfoni di carattere più economico, Melodyne, come anche AutoTune e tutti gli altri correttori, modificano la fase nel caso particolare, appunto come vi dicevo all'inizio, frequenze e risonanze del microfono vengono messe più in evidenza proprio dall'uso di Melodyne. Quindi facciamo attenzione proprio a queste caratteristiche. Il mio consiglio è quello di utilizzare prima Lava, quindi trasformare il nostro file in un file processato da Lava e successivamente applicare Melodyne, proprio perché applicare Melodyne prima fa sì che l'emulazione, quindi il controllo e l'analisi del microfono di partenza, sia artefatto già da Melodyne, e quindi Lava non riuscirà, come nessun altro mic modeler, a modificare correttamente la trasposizione
nel microfono di arrivo. Questa è una cosa estremamente importante. Lo scopo, come vi dicevo, finale di Lava non è quello ovviamente di trasformare un microfono economico in uno più costoso in maniera assolutamente completa, perché è appunto impossibile riuscire a trasformare le caratteristiche elettroniche e soprattutto le caratteristiche di fase in maniera molto più profonda di quanto vorremmo, ma comunque riesce meglio di altri a trasformare il timbro che noi abbiamo registrato, quindi la voce registrata, in un livello successivo. Quindi riusciamo ad avere una voce estremamente più bella, più professionale e più adatta al mix. Quindi se noi siamo in una condizione in cui dobbiamo registrare con un microfono economico, che sia un Rode, che sia un Aston, saremo comunque in grado di avere un'eccellente riproduzione di un U87 o di un altro tipo di microfono e quindi renderla assolutamente utile per il mix finale di un brano. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli home recorders che non possiedono microfoni iper professionali. L'altro consiglio ovviamente è che Lava non corregge gli ambienti, quindi attenzione a quando registrate la voce con il vostro microfono che non sia carica di ambiente e quindi non sarà più soltanto una buona ripresa microfonica, ma sarà comunque piena del sound della stanza, che modifica ancora di più il comportamento appunto dell'emulazione. Quindi cerchiamo comunque di avere magari una voce ben registrata con un microfono scadente, e così che potremo trasformarla in un stadio successivo, quindi in un microfono più professionale adatto al mix e al master. Questo per me è uno strumento indispensabile, perché spesso quando mi inviate i brani da mixare sono stati registrati appunto con microfoni più scadenti e posso in questo caso non chiedervi di riregistrare le voci, ma posso assolutamente dare un timbro più convincente alla traccia di voce che è stata registrata. Lo stesso vale non solo per la principale ma anche per i cori. Ma non solo, Lava funziona estremamente bene sui microfoni che riprendono ad esempio gli strumenti, quindi la chitarra, il basso, le percussioni, eccetera eccetera. Questa è appunto la vera utilità di Lava, è appunto quel game changer che vi dicevo all'inizio, la possibilità quindi di non dover rifare le voci avendo comunque a disposizione un'ottima registrazione da poter rendere eccellente o una scarsa registrazione da poter rendere ottima. In definitiva, Acoustic Audio è riuscita nuovamente a mettere sul mercato un altro game changer. Questa volta lo ribadisco per bene prima di essere frainteso. Tutti i campionamenti sono stati fatti in camera anecoica presso il Politecnico di Milano dal professor Roberto Fumagalli, che è stato di una utilità indiscussa durante tutto il progetto. Una volta individuata la miglior camera anecoica disponibile, è stato poi scelto uno tra i migliori speaker passivi attualmente in commercio. In questo caso parliamo di Rush Audio, le R2, che rivedremo presto poi su questo canale, create da Simone Fagnani. Tutte le misure sono state fatte sotto stretto controllo delle temperature e dell'umidità e con l'utilizzo di un laser e metri laser per centrare ogni volta la posizione di campionamento migliore. Il resto della ricerca e consulenza sui microfoni è stata affidata a Piero Sturla di Audio Ribera. Piero si è infatti occupato e assicurato di controllare il corretto funzionamento di ogni singolo microfono campionato, soprattutto quelli vintage, materiale che aveva già 70 anni di lavoro alle spalle. Ogni mic è stato opportunamente controllato e misurato prima dell'acquisizione dei dati. Infine, Marco Vannucci è stato in questo caso fondamentale per la realizzazione del progetto finale che state vedendo. Alcuni consigli per l'utilizzo. Il modo migliore in assoluto per utilizzare Lava è quello di cercare di stare nello stesso sistema di diagrammi polari del microfono ovviamente di partenza. Il mic di partenza dovrebbe avere le stesse caratteristiche del mic emulato per una performance ottimale ed assicurarsi una emulazione iperfedele. Se il microfono sorgente ha un diagramma omnidirezionale, ad esempio, verrà riprodotto in maniera incoerente se selezioniamo un mic di arrivo, ad esempio, con polarità cardioide. Tutti i mic di Lava sono campionati in questo momento in modalità pattern cardioide, scegliendo proprio la posizione più spesso utilizzata in studio e ovviamente usando lo switch che era presente sul microfono. Sempre per rimanere in tema di affidabilità e perfetto matching, sarebbe bene utilizzare anche lo stesso tipo di microfono, cardioide, controcardioide o cardioide valvolare, comunque vanno bene lo stesso, dinamico con dinamico, nastro con nastro, eccetera, eccetera.
Questo per limitare al massimo le differenze, appunto, caratteristiche della tecnologia. Anche se possiamo raggiungere risultati sconvolgenti mischiando le tipologie e creare anche timbri inediti, assolutamente mai sentiti prima. Come per Sienna è stato creato un algoritmo di correzione dei fenomeni psicoacustici, un algoritmo proprietario sviluppato per poter controllare al meglio le differenze dinamiche dei microfoni campionati rispetto a quelli sorgente. Ma se non utilizziamo il microfono campionato, quindi lo mettiamo su off, possiamo già apprezzare un sistema di correzione che rende in sé il mic di partenza più equilibrato e perfetto per una registrazione. Insomma, possiamo correggere il microfono migliorandolo, ma lasciandogli tutte le caratteristiche originali, proprio come facciamo con le cuffie su Sienna. Figo, eh? In definitiva, lo strumento ideale per il mio lavoro. Posso veramente portarmi dietro una emulazione assolutamente perfetta del mio microfono di studio, magari utilizzando in un altro studio un U87, un altro microfono valvolare, ad avere più o meno lo stesso timbro, magari da usare sia sulle voci principali, ma soprattutto per i cori, quando abbiamo bisogno di avere dei cori molto molto simili al microfono vintage originale o il microfono originale di alta qualità. Il mio ultimo consiglio è: scaricate la demo, provatelo, ne rimarrete affascinati, rimango a vostra disposizione, lasciate i vostri commenti sotto il video e ovviamente potete raggiungermi anche via Facebook. Per tutto il resto, se vi è piaciuto il video, ricordatevi di condividerlo sui vostri canali, schiacciate like e infine iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati dei nuovi video che escono, soprattutto quelli riguardanti i test reali che faccio con i vari plugin e con le DAW. Ci saranno tantissime novità per questo inverno, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo presto. Ciao! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!